Noi stiamo lavorando tanto sul PNRR, abbiamo avuto finanziamenti importanti, stiamo presentando progetti ulteriori ai bandi che stanno uscendo, quindi sono soddisfatto della presenza del Comune di Napoli proprio sui finanziamenti già ottenuti e quelli in via di programmazione. Adesso la grande sfida è la gestione di questi finanziamenti, quindi il completamento dei progetti, le gare e la realizzazione. Su questo chiaramente scontiamo, come tutti i comuni d'Italia, in particolare quelli del sud, poco personale, quindi cioè, i nostri uffici stanno facendo un impegno straordinario, noi ci auguriamo di poter reclutare ulteriore personale, soprattutto specializzato, nei prossimi mesi che ci aiuti poi a mettere a terra tutti questi finanziamenti che stiamo ottenendo. Le opportunità e le prospettive per rilanciare la città di Napoli attraverso le risorse del PNRR. E questo è il tema dell'incontro tra il ministro per il Sud Mara Carfagna e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi al Museo Archeologico di Napoli. È stata un'occasione di confronto per analizzare le modalità di utilizzo dei fondi del PNRR e le preoccupazioni relative agli investimenti. I primi fondi già sono stati assegnati e stanno per. Noi dobbiamo cominciare a seconda di cronoprogrammi, a seconda dei casi, prevedono le prime gare entro il 30 giugno. I primi obiettivi su cui abbiamo già avuto finanziamento è l'Albergo dei Poveri, su cui è stato uno dei primi che abbiamo avuto, poi gli altri che sono in campo sono entro fine anno i fondi per i trasporti e i fondi sul verde. È un'occasione che non possiamo perdere, quindi bisogna mettere in campo le migliori risorse disponibili per realizzare quello che i napoletani aspettano da noi, Ad esempio? e cioè uno sviluppo economico, il lavoro. Oggi dobbiamo fare i conti anche con la crisi derivante dalla guerra, dagli effetti negativi della guerra. Bisogna rimettere in moto tutta la città, dai servizi sociali ai trasporti, all'occupazione. L'efficacia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oggi risiede anche nella capacità che avremo di operare magari singoli aggiornamenti in grado di sintonizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i cambiamenti che sono intervenuti, ma l'impostazione di fondo, la visione di fondo, conferma la sua bontà e anzi ci impone di accelerare, nella realizzazione degli investimenti che sono fondamentali. Penso per esempio anche a tutta la dimensione dello sviluppo delle rinnovabili che proprio qui nel Mezzogiorno può giocare una partita importante perché è proprio nel mezzogiorno che ci sono maggiori margini di sviluppo per le energie rinnovabili.